Cos'è questa novità della rendicontazione sociale per quanto riguarda le scuole? Quest'anno per la prima volta in assoluto nel nostro paese tutte le scuole sono state chiamate a rendicontare pubblicamente il loro operato. Quello che abbiamo voluto fare noi, cioè il passo oltre che abbiamo desiderato fare, è presentare pubblicamente il nostro documento. Non tenerlo in un cassetto, non raccontarcelo solo fra noi tecnici, ma fare in modo che tutta la comunità, tutto il territorio potesse ascoltare. Si tratta quindi di un modo un po' di raccontare quali sono le attività proposte e anche magari cercare modi per migliorare? Assolutamente sì, perché la rendicontazione sociale parte proprio dalle criticità individuate nel triennio precedente e la scuola deve raccontare come le ha risolto, come ha tentato di risolvere. Nel nostro caso specifico si parla di formazione dei docenti che è stata fortemente implementata. Sappiamo bene che lo snodo è il docente nella scuola, è un ruolo fondamentale, importante. L'altro aspetto che abbiamo curato molto è l'implementazione tecnologica. Crediamo che la tradizione vada mantenuta, noi siamo ancora legati a carta e penna e forse non cambieremo mai, ma l'aiuto di supporti più moderni aiuta gli studenti a imparare meglio, velocemente e anche a volte con più soddisfazione. Tra le novità diciamo più importanti, secondo lei quali sono? Cosa c'è? La novità più importante è quella di essersi resi conto che vivere in un territorio così bello significa avere una bella protezione. I ragazzi vivono in un ambiente sicuro, bello esteticamente, armonicamente, anche dal punto di vista urbanistico. Il rischio è essere in una zona non di città, non di metropoli. Allora abbiamo lenito questa che poteva diventare una criticità, in effetti non lo è, aprendoci una dimensione progettuale fortemente europea. E nel pratico significa? Nel pratico significa organizzare progetti di scambi con altri paesi, far sì che tutti i corsi di inglese di potenziamento siano seguiti dagli studenti, banalmente per superare magari uno scoglio all'università. La scuola è l'incubatore del futuro.